complimenti, ho 48 anni, fatti da poco, sono nata a Faenza e mi occupo di comunicazione, quindi responsabile del gruppo comunicazione della squadra. Stefano Petrella, nato a Lodi, ho 32 anni, quest'anno 33, e sono un analista strutturale. Francesco Pancrazzi, 42, nato a Città di Castello, cresciuto tutta la vita a Sansepolcro, fino all'università, qualifica ingegnere elettronico. Andrea Todisco, da Cassino, 29 anni e sono meccanico test team qui in Toro Rosso. Luca Zama, 1 settembre 1963, occupazione nel team Dumper Technician. Allora, io ho portato questa piccola cosa, che però è molto utile, specialmente per noi in un team come il nostro, che spesso, quasi sempre, ha piloti molto giovani. E molto spesso, come tutti i piloti giovani, come tutti i bambini, mi dicono: io non l'ho mai detto. Per cui magari ci troviamo, ne parliamo e diciamo: guarda, hai detto così, buona fede, tutto quello che vuoi, ma potrebbe essere frainteso. E quindi è un imparare, anche in ambito di comunicazione. Questa scatola contiene, è una scatola di cartone, ma contiene, ha un contenuto che è prezioso, perché ogni pass è un anno intero, è un campionato intero di Formula 1. È una scatola vecchia, ma che racchiude una bella storia. Questo qui è il casco di Buemi. E sono legato in parte a questo casco qui, perché comunque prima di fare il meccanico ero un pilota di go-kart. Ho iniziato all'età di 6 anni, e prima a livelli bassi, poi pian piano sono cresciuto tutte le domeniche in pista, fino ad arrivare a fare gare internazionali, vincere gare importanti, e ad una gara appunto ha preceduto proprio Buemi. Questo, oltre ad essere un volante, è anche l'interfaccia uomo-macchina, e questa è una valvola elettroidraulica. Entrambi sono parti fondamentali nella catena di controllo di una macchina di Formula 1. Per fare un esempio molto semplice, un pilota, grazie a un'azione banale tipo questa, chiede una cambiata, un cambio di marcia, quindi la centralina capisce che il pilota ha fatto una richiesta, elabora delle mappe e dei calcoli molto complicati che vanno ad avere effetto sia sul motore e sia sugli altri attuatori, come frizione, cambio, eccetera. Questo è un troncone, è un residuo di una struttura di impatto anteriore, quello che viene chiamato in gergo musetto, in inglese diciamo anche così, nose impact structure, ed è il residuo di uno dei crash test preliminari che facciamo durante la stagione per mettere a punto questa struttura. Normalmente le sezioniamo per vedere come è venuto il laminato internamente. Per quanto mi riguarda è la parte più importante di cui mi occupo, perché è strettamente legata alla sicurezza dell'occupante, del pilota. Quindi se questa struttura si comporta come si deve, chi c'è a bordo della nostra vettura può dormire sogni tranquilli. Controllo prima della gara, dopo della gara, durante il campionato, degli ammortizzatori. Definire quanto materiale va nelle strutture. Quindi in un'ala quanto carbonio bisogna metterci, lo definiamo io e i miei colleghi. Diciamo, ci sono meccanici race team, che sono quelli che seguono praticamente tutto lo svolgimento del lavoro in pista, e nel frattempo, contemporaneamente, ci sono gli altri da casa che magari revisionano i pezzi di ricambio per rispedire alla gara successiva. All'interno dell'azienda faccio parte del reparto elettronico, che è composto da una ventina di persone suddivise in più mansioni diversificate. Di queste, un sottoinsieme partecipa nella squadra gara, di cui io sarei il rappresentante. Sempre al limite, pratico, veloce, preciso, è un insieme di fattori. Avere una mentalità che ti incita ad andare a cercare il dettaglio. Riuscire ad avere un occhio di riguardo per tutto quello che ti sta intorno, quindi con una precisione accuratissima, pur rimanendo flessibile nei cambiamenti di idee, nei cambiamenti che assolutamente ti sei forzato a dover fare all'ultimo momento, con quella carica energetica che solo una passione molto forte ti può dare. Il bello del mio lavoro è riuscire a analizzare una struttura il giorno 1 e testarla il giorno 2, 3 o 4. In altri ambienti questa cosa è impossibile. Viaggiare e fare esperienze anche vedendo diverse culture comunque ti aprono la mente,
La cosa più bella del mio lavoro, secondo me, è stare a contatto con la gente. A me piace molto stare a contatto con la gente. Se dovessi ritrovarmi in un ufficio per 8 ore al giorno, solo col mio computer, soffrirei. Riesco ad andare d'accordo più o meno con tutti i componenti del team. Organizzare me stesso e gli altri. Ma penso che la mia forza sia l'umiltà e la trasparenza, prima di tutto. A volte sono troppo pignolo. Troppo emotivo, forse. Che prendo tutto troppo a cuore. Nel senso che non riesco a farmi scivolare le cose addosso. Per vincere, la cosa più importante è la mentalità. Cosa che noi, come team, essendo parte della famiglia Red Bull, ovviamente abbiamo. Costanza e determinazione, e poi pian piano si arriva al risultato. Avere una squadra dove devono sobrare tutti. Bah, la prima cosa che mi viene in mente è casa. Di poter dare un po' di fantasia in più e di creatività a quello che è un ambiente gestito da regole molto ferre. Se non ricordo male, abbiamo persone da 26 differenti nazioni all'interno di questa azienda, ma la base è pur sempre Faenza, in Italia, e tanti degli stranieri diventano un po' italiani. Guidare una Formula 1. Vedere la squadra per cui sto lavorando adesso andare sempre più forte. Mi piacerebbe poter rivivere quello che ho vissuto nel 2008, un'altra vittoria. Io c'ero e anche se ho pianto che ormai ero disidratata, mi piacerebbe disidratarmi nuovamente. Secondo me Toro Rosso è una bella realtà che nel suo piccolo fa vedere quanta passione ci vuole nel fare le cose, che non è sempre facile, ma il bello è continuare a spingere per raggiungere ciò che si vuole. Fidatevi che siamo un team divertente, ce lo meriteremo. Però il tifoso Toro Rosso è un sognatore, è uno che ci crede ancora.